Qui Radio Milan, cari ragazzuoli, eccoci qua per una nuova puntata, sempre col nostro sottofondo rilassante, jazzistico, sprovvisto di copyright, così non ci frega nessuno. Che dire, tornerò un po' su un argomento che ho già avuto modo di trattare, ma cercando un pochino di ampliarlo anche in virtù del fatto che ho letto alcune riflessioni, ho visto alcune riflessioni, si possono vedere le riflessioni, se c'è un video di riflessioni direi che le ho viste, che un po' hanno fatto eco, hanno fatto da eco a quello che ho detto io, ma non perché hanno seguito me, ma semplicemente perché le vedo allineate sulla stessa logica. Ma al di là di entrare prima sull'argomento, cioè quello di un problema atavico che ci affligge e direi ormai da anni, anche se per ragioni diverse, cioè la fragilità difensiva, che è sempre stato un problema secondo me di uomini, ma poi ci torneremo su, più che di tattica, anche di tattica, ma in primis di uomini. L'anno scorso direi tattica e uomini, quest'anno ancora di più uomini rispetto alla tattica, ma vi spiegherò perché. Ma prima di entrare qua, dato che vi ho già detto che questo spazio Radio Milan parla anche un po' di attualità, oggi la Gazzetta sicuramente è in fase drammatica, ma neanche troppo, perché per certi versi è quello che io vi dico già da qualche settimana, cioè Milan Europa League l'ultima spiaggia per dare un significato alla stagione. Adesso l'ultima spiaggia è un termine un po' brutto, però è anche vero che, come vi avevo detto, è una stagione abbastanza, una stagione decisamente insipida, in cui io ho fatto il titolo provocatorio due settimane fa, dopo la vittoria tra l'altro. La stagione finisce qui perché io, almeno a livello di campionato, usciti dalla Coppa Italia, essendo usciti dalla Champions, campionato grandi emozioni non me ne aspetto, se non di vittorie singole. E in tal senso forse è davvero un obiettivo di campionato, ed è un obiettivo abbastanza miserabile per quello che è la storia del Milan, ma è comunque un obiettivo che dobbiamo, secondo me, cogliere quest'anno, e ne abbiamo il dovere quasi, è quello di fare bene il derby. In primis perché ne abbiamo persi troppi, e in seconda analisi perché è anche qualcosa che potrebbe rovinare, diciamo, un po' i piani di trionfo di questo questa seconda stella, diciamo, anche se non sul campo, perché sul campo anche dovesse vincere ne avevano 20-19, con anche il non campo e la regia gentile e furbetta del buon Guido Rossi, invece gli scudetti sono diventati uno in più, senza contare anche tutti quelli vinti dopo Calciopoli nel nulla cosmico a livello di competitor, e essendosi interisti arricchiti nella rosa con dei giocatori che sono usciti da realtà che c'erano prima. Pensiamo alla Juve, che ha ceduto Ibrahimovic, che è stato determinante nei successi dell'Inter, Vieira e via dicendo. Insomma, sappiamo già come sono come l'Inter ha ottenuto una sequenza importante di vittorie post Calciopoli. Non ha rubato, ma sicuramente, diciamo, è stata agevolata anche dall'affossamento delle Alpi. Ma vabbè, tornando a noi, diciamo che siccome il campionato è l'unico vero tema che potrebbe sussistere attualmente, per come la vedo io, a livello di dare un senso alla stagione, è proprio fare un buon derby. Però per quel che riguarda scudetto, non ci penso onestamente. Poi sperare quello che volete, ma io posso anche sperare che domani mi ricrescano i capelli, la speranza ce l'ho, però poi la realtà mi dice che è molto improbabile che domani mi ricrescano i capelli, questo noi speriamo, perché bisogna sempre, per far comunque bene, anche per ottenere 3 bisogna comunque puntare al 5, per ottenere 8 bisogna puntare al 10, quindi puntare in alto è obbligatorio comunque. Poi la realtà ci dice che è molto improbabile che otteniamo qualcosa, e la Gazzetta parla di questa Europa League. Ma andiamo a vedere, che oggettivamente è l'unica cosa rimasta. Io sono abbastanza dell'idea che, come vi ho già detto, bisogna portare fine in cascina in questo mese. Finora abbastanza ci siamo riusciti. Attualmente abbiamo 12 punti di vantaggio sulla quinta, con margine ampissimo, anche considerando però che c'è una partita in meno della quinta, quindi potrebbero essere 9 punti. È un ottimo margine, considerando che dietro di noi di certo non vanno
come degli schiacciasassi, e non c'è nessuno che ha una costanza. Noi siamo come gli altri, anzi, forse noi siamo un po' meglio da quel punto di vista, pur nella nostra incostanza. Quindi io ribadisco: primi quattro posti in carrozza, e prima li blindiamo, andiamo in doppia cifra, secondo me, dalla quinta. E meglio è, per poter toglierci una piccola soddisfazione, neanche troppo piccola, una soddisfazione, ovvero puntare a una buona Europa League. Ma vediamo il calendario, che sicuramente non è dei migliori nell'ottica degli scontri d'Europa, e dopo andremo invece sul tema forte. Milan avrà Frosinone Milan questo sabato alle 6, e ok, partita che il Milan deve portare a casa assolutamente. Poi Milan-Napoli, quindi riprendono le partite toste. Dopo Milan-Napoli ci sarà la partita in casa col Rennes il 15, dopo il Rennes ci sarà Monza-Milan, trasferta non semplicissima, anche se quest'anno, o meglio nel recente passato, Milan con Monza ha sempre fatto abbastanza bene. E dopodiché ritorno Rennes-Milan e poi Milan-Atalanta in campionato. Quindi insomma abbiamo Napoli che apre la nostra, diciamo, giornata europea, nostra nuova partecipazione europea, e Milan-Atalanta che la chiude. Sono due partite in casa, però insomma sarà tra l'11 e il 25 di febbraio, quindi in 14 giorni abbiamo da giocare 1, 2, 3, 4, 5 partite. Insomma, un bel tour de force, e vedremo quello che salterà fuori. Vi dico, il tema invece forte deriva dal fatto che oggi Pellegatti ha detto che al Milan, per la fase difensiva del Milan di quest'anno, manca quello che avevamo durante lo scudetto, Franchessy. Che è un po' quello che vi ho detto, ma non in Franchessy in sé. Io vi ho sempre detto, e anche qua, se andiamo a vedere un'intervista recente di Ordine, fagita difensiva dipende anche dalla conformazione tecnico-fisica del centrocampo. È una cosa che, se mi seguite un minimo, sapete che io porto avanti. L'anno scorso cosa portavo avanti? Sempre per chi mi segue un po'. Se vi ricordate, io ho detto sempre, il problema è che giochiamo con i due mediani e il trequartista leggero. L'anno scorso spesso c'era Diaz, che secondo me non poteva fare da argine e da collegamento, quella funzione di collegamento tra la mediana e i trequarti. Quindi io ho sempre detto, vorrei giocare col centrocampo a tre, i tre centrocampisti. E l'anno scorso avessimo messo i tre centrocampisti, ogni volta che li abbiamo messi, pensiamo con la Juve quando abbiamo messo Pobega trequartista, nel ruolo di trequartista serviva un centrocampista. E sta cosa l'anno scorso ci ha portato, cioè un problema di ruolo, di giocatori, ad avere una grande fragilità, secondo me, difensiva. E l'anno scorso, secondo me, potevamo tamponarla se avessimo messo nel ruolo di trequartista non Brian Diaz, che invece lo vedevo meglio sulla fascia destra, bensì un giocatore di sostanza. Quest'anno invece si è entrati nell'ottica dei tre giocatori di centrocampo, ma non abbiamo più avuto mediani, mentre l'anno scorso tutto sommato avevamo a tempo pieno Benasser e Tonali. Quest'anno non, e anche potenzialmente Krunic, quest'anno Benasser lo stiamo riprendendo adesso, e comunque sappiamo che è un mediano fino a un certo punto, cioè un mediano sì, lo sa fare, però non ha ha sicuramente la grinta e le capacità tattiche per fare il mediano, ma la fisicità non è, cioè ce l'ha in termini di intensità, ma non di fisicità. Tonali non l'abbiamo più, e abbiamo di fatto finora avuto sempre tre centrocampisti, sì, ma tutti mezzale. Eccezione fatta di Krunic, che è una mezzala, ma che sa che ha grande intelligenza tattica, e quando l'abbiamo messo nelle prime partite, io ribadisco, il Milan era comunque più equilibrato. Ma non bastava Krunic, perché comunque non è un mediano di ruolo. Servirebbe un Franchessy, sì, non Franchessy, ma un giocatore da quelle caratteristiche. Per quello che dico che è un problema atavico, cioè il fatto di non avere, secondo me, gli uomini giusti, di non schierare gli uomini giusti per garantire una copertura difensiva. E aggiungo, e l'ho già detto altre volte, ma lo ribadisco, che anche se dovessimo anche se il Milan non avesse la guida tecnica di Pioli, che sappiamo essere un allenatore che punta molto alla fase offensiva e non sempre in maniera accurata alla fase difensiva, premesso che quando abbiamo vinto lo scudetto le ultime partite difensivamente parlando erano ineccepibili, ma avevamo i giocatori giusti per fare quel tipo di difesa. Non è che Pioli non sappia difendere, non sappia impostare una fase difensiva, è che per impostare una fase difensiva devi anche avere i giocatori giusti. Perché se io voglio banalmente cantare l'aria Nessun Dorma, avete presente Nessun Dorma? Ecco, io magari cerco un tenore e non mi prendo un basso,
o meglio, posso fargliela cantare, ma non verrà bene, no? Se voglio andare in montagna a sciare, magari evito di mettermi i pantaloncini. Certo, posso sciare con i pantaloncini corti, ma non mi verrà bene. Ecco, il tema è questo: come può il Milan attualmente fare una fase difensiva positiva, funzionale, se ha tutti i giocatori che non hanno caratteristiche tali da garantire una copertura difensiva tattica fatta bene alla squadra? I difensori li abbiamo, lo ribadisco, secondo me i difensori, al di là delle oggettive assenze che ci sono state, che certamente non hanno aiutato, ma abbiamo già dei difensori che giocano d'anticipo. I marcatori ne abbiamo pochi, ma vabbè, ma comunque qualitativamente, secondo me, come giocatori di difesa pura, ne abbiamo. Il problema è che non abbiamo l'elemento essenziale della fase difensiva, che non vuol dire la difesa, vuol dire la fase difensiva, ovvero come tutti quei ruoli del campo che comportano anche un dispendio di energie in fase di copertura e una visione del campo in fase di copertura, e l'unico che esce da questa logica è il centravanti. Non sempre però, non sempre però, però anche banalmente anche le ali offensive alle volte, o meglio, sarebbe meglio se una mano avessero in un 4-2-3-1. Attualmente non abbiamo i giocatori, non abbiamo i giocatori, e quindi io credo che quel tema là, fin tanto che non lo aggiusteremo a livello di mercato, e io adesso sento tanto parlare Milan l'anno prossimo, l'attaccante, 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 ragazzi, sarà contro anti-mainstream, sarà antipopolare quello che dico, ma l'attacco del Milan, è vero che abbiamo Giroud, quindi bisogna comunque prendere qualcuno, siamo, che Giroud ha la sua età e qualcuno al suo posto, è necessario prenderlo. Ma la fase offensiva del Milan con i giocatori attuali forse è l'ultimo dei problemi, anche perché andate a vedere quanti gol stanno facendo i centrocampisti, quanti gol abbiamo fatto noi, se non sbaglio siamo il secondo attacco. Fare gol in questo momento è l'ultimo dei problemi. Il vero problema è rendere la squadra equilibrata, una squadra che è capace di difendersi, una squadra che se fa gol deve poter reggere l'onda d'urto delle ripartenze avversarie, una squadra che sappia leggere tatticamente il campo in fase di copertura. Quindi servono minimo un paio di giocatori a centrocampo che abbiano quelle caratteristiche. Questo è il mio punto di vista. Fin tanto che non compreremo due giocatori abili mentalmente, fisicamente, a poter portare avanti una lettura difensiva efficace e attenta, noi continueremo a prendere una barcata di soldi, una barcata di gol. Noi continueremo a non essere competitivi sul lungo termine. Noi, vado giù pesante, non vinceremo. Quindi, se vogliamo costruire una squadra vittoriosa nelle competizioni importanti ad alto livello, perché magari si può anche essere senza grande lettura difensiva se vai a affrontare il Frosinone, tipo col Frosinone o col Bologna, va bene anche prendo gol, faccio gol, ma se incontriamo una squadra organizzata, forte, tosta, sono dolori. Quindi, quest'anno è andata come è andata, è un problema che secondo me non si può risolvere allo stato attuale. L'unica idea che mi viene in mente potrebbe essere tornare a una difesa 3, ma anche lì non abbiamo i giocatori per farla. Tantomeno allo stato attuale con pochi difensori centrali, ma anche a ranghi pieni, secondo me non abbiamo i giocatori. O meglio, sarebbero da testare, perché gli esterni nel centrocampo, per esempio, un 3-4-3 potrebbe farlo a destra Florenzi, sicuramente più di Calabria, che è bravo a difendere, ma sapete, a farsi tutto il campo, non ha la fisicità e non ha le doti tecniche, secondo me, per fare l'esterno in un centrocampo a 5. O Terracciano, che adesso molti stanno massacrando per un errore che ha fatto, ma diamogli tempo al tempo, ma secondo me ha le caratteristiche potenziali per fare quel ruolo lì. Però anche lì,
magari abbiamo 5 giocatori di copertura, ma centralmente secondo me soffriremo comunque, perché quei due centrocampisti o tre o quello che vogliamo che andremmo a mettere sarebbero comunque due giocatori che hanno l'indole a inserirsi, l'indole a correre dietro al pallone anziché a coprire la propria posizione. Quindi io non vedo soluzioni, ahimè, quest'anno, se Milan non compra qualcuno adesso, nelle ultime ore di mercato, ma la vedo dura. Io per quello insistevo. Ero pronto ad accogliere positivamente l'ipotesi, per quanto fosse magari una sparata dei giornali, di Matic. Ecco, uno alla Matic sarebbe fondamentale dal mio punto di vista. Che io sono signor nessuno, ma vi dico come la vedo io. Poi ditemi voi chiaramente cosa ne pensate nei commenti. Quindi questo un po' è un tema che mi fa percepire che quest'anno più di tanto non potremo fare, e quello sarà tema. E anche un po' in Europa League, secondo me, al di là di tutto, anche se l'Europa League non ha delle squadre, cioè se ci va bene il sorteggio possiamo anche sfangarla, probabilmente in cui dovessimo affrontare squadre molto ordinate, ma senza fare robe straordinarie, banalmente l'Atalanta ci mette in difficoltà, credo sia in Europa League. Bayer Leverkusen, pur non essendo una squadra chissà che forte, ma una squadra organizzata e tosta, ti mette in difficoltà. Quando appena il livello si alza un po', ecco che la nostra fragilità in fase difensiva, dovuta ai giocatori della rosa più che secondo me al tecnico, che sapete già quanto io spesso abbia sottolineato le difficoltà di Pioli, poi in questo caso non so neanche bene cosa potrebbe fare di alternativo, ve l'ho già detto, non lo riesco a immaginare per dar copertura lì, perché non c'è un giocatore. L'unica sarà mettere Bennacer appena rientrerà, che un pochino ha quella cosa, cioè un po' ci aiuterà e sarà fondamentale e mai più senza, per forza di cose, però anche lui non dovrà sempre essere in campo e sarà insostituibile per certi versi. Quindi questo è il mio punto di vista. Vi saluto, vi mando un abbraccio e alla prossima.